Fatto nel 92? Sì, io diciamo ho dato un po' l'addio alle scene, si può dire, con uno spettacolo. Poi continuiamo. Minni sta per? Minni per Minoprio. Non ha nessun'altra... Ma è il suo nome, Minni? No, io mi chiamo Virginia, però siccome sono stata in collegio molti anni, le mie compagne Minoprio. Non sapevano pronunciare Minoprio, perché Minoprio in inglese, e allora mi chiamavano Minni come diminutivo di Ma Minoprio. Il suo cognome qual è? Virginia? Minoprio. Ah, proprio Virginia così. Minoprio. 92, allora diceva, lei ha dato l'addio alle scene. Ho dato l'addio alle scene con una compagnia di Belpasso di Catania, una rivista molto carino, e poi ho detto, beh, basta, mi ritiro in campagna con i miei cani, con mio marito, con i miei hobby, con i miei amici, e così. Si è così. Pentita un po', le manca un po' il palcoscenico? Mi manca, un pochino, è logico, dopo tanti anni. Io sono entrata nel mondo dello spettacolo giovanissima, per cui è chiaro che sono cresciuta proprio sul palcoscenico, si può dire. Quindi è chiaro che un pochino mi manca, però del resto ho fatto una casa che sta proprio sopra una collina con un terrazzo che sembra proprio un palcoscenico. Che fa? Ogni tanto canta, e balla. E vado sul mio terrazzo e canto per il vento. Quella bellissima, famosa sigla con Freddo e Buongusto, sì. Speciale per noi, non le manca però, perché... No, quella non mi manca perché lei, dietro... torna sempre fuori, come la gramigna. No? Allora, no, lei ballava, cantava. Mi fa molto piacere. Delle gambe bellissime, io lo ricordo. Erano lunghissime allora, no, adesso sono diventata un po' più cicciottella, no. Le gambe si sono un po' ridirate. Questa mini Minoprio, lei ha fatto sognare tanti ragazzi di provincia come me. Davvero? Davvero, sì, lo sa lei, no? Beh, mi hanno scritto parecchie letterine a proposito, devo dire. Alcuni sono proprio da censurare, ma comunque... Come da censurare? No. Perché? Che le scrivevano? No, mi scrivevano, delle cose belle e anche un po' osè ogni tanto. Tant'è vero che c'è stata un'interpellanza alla Camera per quella sigletta lì, lo sai? All'epoca, sì. Sì, ci possiamo dare del tu? Io do sempre del lei, comunque, lei può fare quello che vuole. No, non ti prego, non sono capace. I miei ospiti do sempre del lei. Va bene. Beh, allora la televisione era un po' diversa, sì. No? Sì, era molto diverso, sì, perché ci costringevano addirittura a portare, noi soubrette, ballerine, avevamo addirittura le calze sempre velate, perché non potevamo far vedere che in questi mini abiti, cioè da questi mini abiti uscivano le gambe nude, o color carne uguale peccato. Allora dovevamo portare sempre le calze velate con... oppure le calze a rete nere, insomma qualcosa così che... Ma è vero che carne uguale peccato, Minni? Carne uguale peccato? Beh, certo è una grossa tentazione, perché la carne, parliamoci chiaro, insomma la carne, specialmente quando è portata di mano, è una bella tentazione. Quindi, insomma, adesso l'hanno capito anche in televisione, hanno messo tutte le ragazzine con i sederini bene... così in vista, proprio a portata di mano. E per sconfiggere ogni tentazione, l'unica cosa da fare è cedere alla tentazione, o no? Beh, no, perché bisogna cedere alla tentazione? Bisogna anche la sofferenza di privarsi di una cosa bella che magari ci piacerebbe fare, però non lo facciamo, anche quello è un gusto, una specie di... masochismo eccitante. Lei ha ceduto a tutte le tentazioni? Io ho ceduto a tutte le tentazioni, ma guarda che è molto difficile tentare me. Cioè? No, perché io ho le idee molto chiare, cioè io non mi faccio tanto fuorviare dai miei propositi, dai miei programmi. Sono una donna molto molto determinata, ma anche con un programma molto vasto. A quella volta preciso. A Londra Walter Chiari la tentò però, quella volta si fece tentare da Walter Chiari. Ma si può dire che ero già decisa di venire in Italia, perché essendo di origine... Walter... Perché lei non è italiana, lei no, è nata a Londra. Io sono nata a Londra. Padre italo-inglese, madre cecoslovacca. Sì, sono un miscuglio e stavo lavorando come ballerinetta, come soubrettina a Londra in varie musical, riviste, e Walter Chiari venne a uno spettacolo dove io mi esibivo
mi ha visto e mi ottimo ha... intenditore di donne e di professionisti. Beh, Walter Chiari, non so, sapeva il fatto suo perché mi ha fatto venire in Italia e mi ha regalato, mi ha aiutato a avere successo. Ma era un po' innamorata di Walter Chiari o no? Io? No, per carità, anzi ci siamo anche picchiati una volta. E quello è l'altro risvolto, l'altra medaglia dell'amore, no? No, ma non... lui aveva molto affetto per me, tant'è vero che anche molti, molti anni dopo, quando non ci vedevamo più, non ci eravamo visti per circa 20 anni, lui venne a un mio spettacolo di cabaret a Milano e fu così carino, perché credo che un posticino nel suo cuore l'ha sempre avuto per me, era come una figlioccia. È lei che non ha avuto un posto per Walter Chiari nel suo cuore? No, io forse allora non l'avevo, perché per me era un lavoro, era un modo di realizzarmi, ero molto egoisticamente attaccato a questa chance che lui mi aveva offerto. Però alla lunga, certo, adesso ho un posto per lui molto, molto grande anche nel mio con cuore. Con il senno del poi. Col senno del poi, maturando. E non si è lasciata tentare nemmeno da Marcello Mastroianni, che è stato un altro buon intenditore di arte, di cinema, di spettacolo e di donne anche. Ho lavorato con Marcello in Ciao Rudy. Al Sistina. E al Sistina. E ballavo le clacchette insieme a Marcello. Lui era un divo di una bellezza straordinaria, si lasciava corteggiare da tutte le donne che gli erano intorno. Che è sempre la migliore tecnica. Credo di sì, perché riusciva, devo lei dire. L'ha corteggiato, Mastro Ianni? Io no. Signora Mino, prima di lei è una donna freddissima. Sì, sono terribile. Una volta un critico teatrale scrisse su un giornale, mi ferì parecchio questa cosa, che ero un iceberg con le gambe. Ma non è vero. Ma io non credo che sia così. Forse Buongusto l'ha conquistata, con la scusa della sigla. Sì, Fred è molto carino Fred, molto una persona calda, una persona affettuosa. E intanto raccontando questi aneddoti, questi incontri, qualche anno è passato. Eh sì, è una trentina direi. E lei è dispiaciuta? Beh, avrebbe voluto fermare la lancetta dell'orologio? Sì, avrei voluto che l'orologio camminasse più lentamente, che mi permettesse di infilare in quelle ore più cose di quante non ne ho fatte, eppure ne ho fatte tantissime, perché sono passata dal cabaret al cinema, al teatro, ho girato tutto il mondo, ho fatto mille cose. Eppure è giovanissima, non è... Non mi basta, non mi basta. E che vuole fare ora? Non lo so. Dimmi tu, cosa devo fare? Cioè, vorrei fare qualche... vorrei dipingere, ecco, per dire, vorrei Intanto scrivere si, libri. Si è sposata vorrei... due volte, sì, sì, ho fatto ha un figlio. Ho fatto tutto due volte, almeno più o no, meno figlio due uno. Volte. No, un figlio, sì, bastato per due però. È stato un più... E ora che vorrebbe fare? Adesso vorrei... non lo so, vorrei qualche altra cosa, sperimentare delle cose. Certo che bella lo è ancora, Chi? Lei. Ah, io sì, beh, insomma, mi reggo abbastanza bene, reggo. È andata... Reggo. È andata... Sono andata dove? A Casablanca. È andata. No. Ha visto quante sue colleghe... Che si sono fatte qualche ritocchino. Ma io sono d'accordo nel ritocco, il ritocco non significa proprio il completo restauro. No, ma lei non ne ha bisogno. Gli anni, grazie, troppo gentile. Però, insomma, gli anni ci sono e così accettiamoli. Ha paura della morte? Della morte? Sì, ho un po' di paura della morte. Fotografie, momenti di vita vissuta da Edì Mini Minoprio, una certezza per tanti italiani, per tutti noi, una presenza gradevole, simpatica, anche intensa, della televisione. Poi lei è stata qualche anno al Piper. Sono stata chiamata come vedette del Piper Musical. Lei pensi con quella sigla quanti italiani ha fatto innamorare e ha fatto anche turbare? Beh, mi fa piacere, mi fa piacere. Giovanna Bizzarri è pronta per intonare.